Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2, verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Fratelli della Chiesa di Torino, io sono Micaela e questa è la mia mamma. Io e mamma stiamo andando al lavoro. Vi voglio dire un versetto. Beato l'uomo che non cammina il secondo consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si sente in compagnia, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Salmi 1, versetto 1. Pace di Cristo a tutti. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si sferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Perché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Salmi 1. Lettera ai Romani. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato apostolo, consacrato al Vangelo di Dio,
Vangelo che egli aveva preannunciato per mezzo dei suoi profeti, negli scritti sacri riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la natura umana, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la resurrezione dai morti. Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia e la missione apostolica per portare all'obbedienza della fede tutti i gentili a gloria del Suo nome, tra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti coloro che si trovano in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia a voi e pace da parte di Dio, Padre nostro, e da parte del Signore Gesù Cristo. Prima di tutto, ringrazio il mio Dio, per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è magnificata in tutto il mondo. Mi è infatti testimone Dio, al quale presto culto nel mio spirito mediante l'annuncio del Vangelo del Figlio Suo, con quale costanza ininterrotta io vi ricordo ovunque nelle mie preghiere, chiedendo che finalmente mi si offra, secondo il volere di Dio, una bella occasione di venire da voi. Desidero infatti ardentemente di vedervi, allo scopo di comunicarvi qualche dono spirituale per il vostro consolidamento, o meglio, per provare in mezzo a voi la gioia e l'impulso derivanti dalla fede comune, vostra e mia. Non voglio nascondervi, fratelli, che spesso mi proposi di venire da voi, e fino ad ora ne sono stato impedito, per raccogliere anche tra voi qualche frutto come tra gli altri gentili. Sono in debito verso greci e barbari, sapienti e ignoranti. Cosicché, per parte mia, sono desideroso di annunciare il Vangelo anche a voi che vi trovate in Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è un'energia operante di Dio per apportare la salvezza a chiunque crede, giudeo anzitutto e greco. Infatti, la giustizia di Dio si rivela in esso da fede a fede, secondo quanto è stato scritto: il giusto vivrà in forza della fede. Difatti, l'ira di Dio si manifesta dal cielo sopra ogni impietà e malvagità di quegli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che è noto di Dio è manifesto in loro. Infatti, dopo la creazione del mondo, Dio manifestò ad essi le sue proprietà invisibili, come la sua eterna potenza e la sua divinità, che si rendono visibili all'intelligenza mediante le opere da lui fatte. E così essi sono inescusabili, poiché avendo conosciuto Dio, non lo glorificarono come Dio, né gli resero grazie, ma i loro ragionamenti divennero vuoti e la loro coscienza stolta si ottenebrò. Ritenendosi sapienti, divennero sciocchi e scambiarono la gloria di Dio incorruttibile con le sembianze di uomo corruttibile, di volatili, di quadrupedi, di serpenti. Perciò Dio li ha lasciati in balia dei desideri sfrenati dei loro cuori, fino all'immondezza che è consistita nel disonorare il loro corpo tra di loro. Essi che scambiarono la verità di Dio con la menzogna e adorarono e prestarono un culto alle creature invece che al Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha dati in balia di passioni ignominiose. Le loro donne scambiarono il rapporto sessuale naturale con quello contro natura. Ugualmente gli uomini, lasciato il rapporto naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione. E siccome non stimarono saggio possedere la vera conoscenza di Dio, Dio li abbandonò in balia di una mente insipiente, in modo da compiere ciò che non conviene, ripieni di ogni genere di malvagità, cattiveria, cupidigia, malizia, invidia, omicidio, lite, frode, malignità, maldicenti in segreto, calunniatori, odiatori di Dio, insolenti, superbi, orgogliosi, ideatori di male, ribelli ai genitori,
senza intelligenza, senza lealtà, senza amore, senza misericordia. Essi, conoscendo bene il decreto di Dio, per cui coloro che compiono tali azioni sono degni di morte, non solo le fanno, ma danno il loro consenso, approvando chi le compie. Pace di Cristo, Dio vi benedica, grandemente bella Chiesa di Torino e Milano, nel nome santo di Gesù. Siamo arrivati, fratelli, a settembre 1 e venerdì, fine di settimana, per iniziare, ma anche è il primo di settembre, iniziando un mese nuovo. Già agosto è andato via e oggi abbiamo iniziato con una parola innocente, la recita della bella nostra sorellina Mica, recitando il Salmo 1. Dopo la sorella Giovanna ha fatto la lettura del Salmo numero 1, semplicemente una scelta. Due cammini, una scelta. Il cammino secondo Dio, il cammino secondo il mondo. E finalmente abbiamo ascoltato Romani capitolo 1. Io ti ringrazio, Signore, per questa mattina, Signore. È la tua mattina, Signore, è il tuo tempo. Signore, il proposito di parlarti in questo podcast è un incoraggiamento per la Chiesa locale di Torino, di Milano, per chi ascolta oggi, per chi ascolterà in un tempo diverso, per chi ascolterà in una data diversa di oggi, per chi si sveglia adesso. Signore, ti ringrazio per questa opportunità, per l'opportunità, Signore, di parlarle alla tua Chiesa, Signore, con amore, con sincerità e verità, la tua parola, Signore. Guida tu questa giornata, Signore. Ogni passo che devo dare, ogni pensiero che passe per la mia mente, che sia guidato da te, Signore. Controlla tu, Padre amato. Aiutami tu, Signore, a controllare la mia carne. Io ho scelto di fare la mia anima la tua dimora, Signore. E tu sei presente in questa mattina, Signore. E ti ringrazio, Signore, per ogni momento di vita. Ti ringrazio per la sveglia. Ti ringrazio e lodo che la mia carne ha vinto alla sveglia, che ho potuto svegliarmi da solo e inizio a cercare della tua presenza da presto in questa mattina, Signore. La mia scelta oggi è seguire i tuoi passi, il tuo cammino, Signore, il cammino del bene. Tu sei il mio pastore, tu sei il mio Signore e io aspetterò in te.
la sorella Rudy ha condiviso con me e mia moglie due versi verso la mezzanotte. Già all'inizio di questa giornata, 1° settembre 2017, prendo questa parola per me, è stata detta a Israele, il servo del Signore, Giacobbe, che lo ha scelto e che lo ha chiamato anche il suo amico. Non per necessariamente nessun merito. Qualcosa che Giacobbe aveva fatto, ma semplicemente perché è stato scelto del Signore. Allora il Signore lo chiama non solo il suo servo, il Signore dice verso 8, verso 9, che non lo ha rigettato. La parola che condivide nostra cara sorella Rudy, la prendo io e mia moglie per noi, la prendemo questa parola come una parola del Signore questa mattina per la sua Chiesa, e dichiaro questa parola per la sua Chiesa. Isaia capitolo 41 verso 10 e verso 13. Verso 10 dice: non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Questa destra della giustizia del Signore, la ombra del nostro Signore Gesù Cristo. Già la salvezza nostra era lì come una ombra. Verso numero 13, poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, te prendo per la mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Dio benedica la sorella Rudy, Dio benedica suo sposo, nostro caro fratello Pio, Dio benedica Abramo, Chanel e la bella Francesca, nel nome santo di Gesù. Fratelli, ritornando a Romani capitolo 1, prima di iniziare un punto su Romani capitolo 1, semplicemente dichiarare una volta in più la definizione della fede secondo Dio. Leggerò il libro di Ebrei, capitolo 11, verso 1, 2 e 3. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per mezzo di essa gli antichi ricevettero al mio italiano lì. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Semplicemente il Signore ha detto
si è affatta la luce e si è affatto. La luce non esisteva, ma semplicemente per la bocca, per la sua parola, per la bocca di Dio. Si è affatto la luce. Parliamo, fratelli, della fede in Cristo Gesù secondo il suo disegno. In questa mattina i miei occhi è nella scelta giusta. I miei occhi sono su Gesù, è l'autore e compiatore di questa fede. Se devo menzionare semplicemente due versi importanti del libro dei Romani, capitolo 1, sarebbe questi due versi. Romani, capitolo 1, verso 1 e 2. Infatti, io non vi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nel giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Che straordinaria dichiarazione dell'apostolo che da Corinzi scrive questa prima lettera, questo sentire verso la Chiesa che era stabilita già in Roma, e sicuramente esisteva la Chiesa con giudei, gentili convertiti, una Chiesa battezzata con il suo Santo Spirito. Il sentir dell'Apostolo Paolo inizia con questa lettera, una lunga introduzione del perché. E le dice alla Chiesa: voi siete stati chiamati da Gesù Cristo, a voi tutti che siete in Roma, e io ho sentito di condividere semplicemente la lettera dell'Apostolo Paolo ad ogni italiano, ad ogni romano, a ogni ascoltatore che ascolta per prima in tutta Italia. Dio ha un messaggio, non ci vergogneremo del Vangelo di Cristo, perché noi sappiamo che è potenza di Dio per la nostra salvezza. E sto parlando di chi crede, e la giustizia di Dio, l'essenza di chi Cristo è, e il suo proposito semplicemente si rivela per mezzo della nostra fede. Il giusto vivrà per fede. È importante fare il punto di Marco 8:38. Quando la scrittura dice: perché
chi si vergognerà di me e delle mie parole? In mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio, con F maiuscola, dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Anche il Signore si vergognerà di lui. E questo, fratelli, porta timore del Signore alla nostra vita. Non è il punto di coprire ogni verso, di fare un studio completo su Romani 1, ma è semplicemente condividere un pensiero molto breve, importante. Oggi, 1° settembre, primo del mese, nel nome di Gesù. Il bello, fratelli, è che in un futuro potete ritornare al nostro archivio e prendere un spunto per ogni giorno del mese, dell'anno. Già abbiamo fatto 31 giorni di pensieri nel mese di agosto, dove c'è lode, dove c'è una parola, dove c'è un salmo, dove c'è un proverbio, un qualcosa speciale, semplicemente uno o due giorni di lode completi. Ma che bella guida aggiungere a questi archivi un salmo, un inno, una parola. E vi incoraggio, per il mese di settembre, se avete un qualcosa speciale, condividetelo nel nome santo di Gesù. Così come lo ha fatto, ha sentito la sorella Flor, insieme alla bella amica, di inviare questo messaggio con il Salmo 1 ed incoraggiamento per ognuno di noi. Dio benedica il lavoro che ha fatto la sorella Giovanna, la sorella Nancy, parlando, condividendo la scrittura. Nel nostro camminare non dobbiamo fermarci, fratelli, una mattina alla volta. Domani avremo la prossima puntata, la domenica, semplicemente non avremo il programma e rinizieremo il lunedì nel nome santo di Gesù. Se volete una scrittura per il giorno, avete già semplicemente il Salmo 1, Libro dei Romani, capitolo 1, anche quella dichiarazione, quella parola profetica, per chi ha bisogno di quella parola, Isaia, capitolo 41, il verso 10 e 13, da parte della nostra cara sorella Rudy. Dio vi benedica grandemente, bella chiesa di Torino e di Milano. Prepariamoci per chi lavora oggi nel mercato, Dio ti benedica. Per chi lavora domani sabato, oggi è un bel giorno per iniziare un qualcosa nuovo. Dio ti benedica grandemente, bella chiesa di Cristo. Dio ti benedica e buona giornata.
Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e OREB Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per i smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita.